Qui Laura Ventura, docente del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Anche in questa fase 3 dell'epidemia da Covid-19, ogni giorno il Dipartimento della Protezione Civile comunica i dati relativi ai casi totali, ai deceduti totali, ai totali positivi e ad altre variabili ancora. I dati sono disponibili in rete con dettaglio nazionale, regionale, provinciale e comunale. Tra le informazioni che vengono comunicate ufficialmente dalla Protezione Civile ogni fine giornata, il numero dei deceduti e dei casi totali e le corrispondenti curve sono strumenti essenziali per monitorare l'andamento dell'epidemia. Infatti, la curva dei deceduti o la curva dei casi totali mostra come il numero complessivo di deceduti o di casi evolve di giorno in giorno, o più generalmente rispetto al tempo. I dati accumulati sono la somma dei casi e dei decessi giorno per giorno. Cosa si può osservare dai diagrammi di dispersione dei casi cumulati e deceduti cumulati? I dati all'inizio, il tempo 1 e il 24 febbraio, crescono lentamente. Poi si registra un'accelerazione e la velocità con la quale i conteggi crescono aumenta. Quindi c'è un momento intorno al 40-45 giorno in cui si nota una flessione dei casi e dei deceduti. E la velocità con cui i conteggi aumentano diminuisce sempre più. Se i conteggi non aumentano più, si è raggiunto l'estremo superiore dei casi deceduti totali e la diffusione epidemica si può ritenere esaurita. L'estremo superiore dei casi totali rappresenta l'estensione massima del contagio, cioè il numero massimo di individui risultati positivi al contagio. Qualcuno sarà guarito e qualcuno sarà deceduto. Così, l'estremo superiore dei deceduti totali rappresenta il numero complessivo di morti dovute al Covid-19. Il corretto monitoraggio dell'evoluzione dell'epidemia richiede che i numeri forniti dalla Protezione Civile vengano elaborati in modo appropriato e consapevole, per trasformarli in informazioni chiare attraverso opportuni modelli. Qual è il modello adeguato per i dati accumulati? Un modello statistico fornisce una rappresentazione semplificata della realtà, finalizzata a coglierne gli aspetti di interesse per fotografare l'andamento del processo epidemico e per descriverlo. Abbiamo visto che la regressione lineare è adeguata quando i punti nel diagramma di dispersione tendono a disporsi secondo una linea retta della forma y uguale a più bx. Ma nei grafici dei casi dei deceduti cumulati la relazione non è lineare. L'uso di un modello lineare permette di modellare la relazione tra x e y tramite una funzione crescente o decrescente, nel nostro caso crescente, caratterizzata da un andamento che all'inizio è quasi esponenziale, per poi rallentare e infine appiattirsi tendendo ad una retta orizzontale. Più precisamente, per il numero accumulato dei casi deceduti si considera una funzione non lineare rispetto alla variabile x, che è il tempo in giorni. Come per la retta di regressione, anche la funzione non lineare dipende da diversi parametri che hanno un'interpretazione ben precisa: un limite orizzontale inferiore c e un limite orizzontale superiore d. Quindi c'è un punto di flesso e, che è il punto in cui la velocità della curva cambia, e infine b rappresenta la pendenza della curva, che può essere crescente o decrescente, nel nostro caso crescente. Una funzione particolarmente utile per descrivere l'andamento del processo epidemico è la funzione di crescita log logistica. È una curva a forma di S allungata formata da due rami. Il primo è di tipo esponenziale, dove il numero di casi deceduti cresce con incrementi giornalieri che aumentano progressivamente e sembra quasi esplodere. E il secondo è di tipo logaritmico, dove il numero di casi deceduti continua ad aumentare, ma più lentamente, cioè con incrementi che diminuiscono con il passare dei giorni. I due rami sono uniti in corrispondenza del punto di flesso E. Ci sono essenzialmente due ragioni che portano al passaggio dal ramo esponenziale a quello logaritmico. La prima è che la popolazione di riferimento si satura progressivamente fino a quando, ad esempio, tutti sono contagiati. La seconda, più realistica, è che vengono messe in atto misure di contenimento finalizzate alla riduzione dei contagi, quelle che abbiamo chiamato lockdown.
Per rendere operativo il modello, bisogna stimarne i parametri. La stima dei parametri della funzione log logistica può avvenire con il metodo dei minimi quadrati, così come per la retta di regressione, ossia minimizzando la distanza tra i valori osservati e i punti sulla curva, oppure con altre tecniche statistiche più raffinate. Per il Covid-19 sono qui riportati i grafici relativi ai decessi e casi totali a livello nazionale, a partire dal 24 febbraio fino al 24 giugno. I punti blu sono i dati osservati, ossia il dato effettivo giornaliero, e le linee rosse sono i modelli non lineari stimati. I grafici a sinistra si riferiscono ai decessi casi giornalieri cumulati, dai quali si nota che il flesso è stato superato, intorno al 40-45 giorno, e che il processo epidemico sta lentamente tendendo ad appiattirsi sul limite superiore. I grafici a destra mostrano invece le variazioni giornaliere dei decessi casi. In questi grafici si nota il picco, la moda della distribuzione, avvenuto in aprile e il conseguente calo. Dalla simmetria delle curve si evince che la decrescita, come previsto dal modello log logistico, è molto più lenta della crescita. In questa fase 3 è essenziale il monitoraggio delle curve per evidenziare possibili conseguenze della riapertura, in quanto, se si creano le condizioni, il virus riprende la sua diffusione. E dunque, è cambiata la curva dopo la riapertura del 3 giugno? Consideriamo ad esempio i decessi cumulati per due regioni, Lombardia e Veneto. Nel modello non lineare è stata inserita un'ulteriore variabile che indica il prima e il dopo la riapertura. Nei grafici, la curva nera continua è il modello prima della riapertura, mentre quella rossa tratteggiata mostra la variazione della curva dopo la fine del lockdown. I risultati per le due regioni sono molto diversi. Per la Lombardia, a sinistra, c'è un aumento del limite superiore della curva. Infatti, la diffusione del virus in Lombardia è decisamente maggiore che nel resto d'Italia. Per il Veneto, invece, a destra, c'è una diminuzione dell'asintoto superiore. Analoghe curve si trovano anche per i casi positivi. Pertanto, in questa fase è importante monitorare i modelli non tanto a livello nazionale, ma per regioni, province e comuni, in quanto vi sono comportamenti molto differenti a livello locale. Se un focolaio a livello locale viene individuato tempestivamente, allora è possibile intervenire per limitare la ripresa della diffusione del virus.